Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti su Xenoverse 2. Finalmente eccoci nel secondo episodio della nostra avventura. Nel caso in cui non abbiate visto il primo episodio, ve lo lascerò chiaramente in descrizione o potete vederlo dalle schede in alto a destra. E mi raccomando ragazzi, io mi fermo perché voglio un fottutissimo like da parte vostra. Proviamo a superare almeno i 6.000 mi piace. In questo episodio vi spiegherò tantissime cose in modo tale che possiate godervi la serie appieno. E tra l'altro qui abbiamo Piccolo, che potrebbe forse diventare un nuovo maestro. Tranquilli, poi faremo video anche su queste cose secondarie. Ed ecco il vecchio Caio. Tramite lui, ragazzuoli, potremo svolgere la prossima missione. Forza per 10x2, grande scimmia. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati nel momento in cui Nappa e Vegeta si trasformavano in Ozaru, ovvero degli scimmioni Saiyan. Ragazzi miei, questo scontro l'abbiamo già visto nella demo. Questo è l'unico motivo per cui farò qualche taglio, ma io ragazzi non taglierò mai i dialoghi, quelli lì importanti, e nemmeno quelli meno importanti, e soprattutto non taglierò mai i filmati, altrimenti voi ragazzi non capite la storia, è ovvio. Quindi ragazzi, vi mostrerò tutto del gioco, potete stare tranquilli. In questo scontro che abbiamo già visto nella beta, quindi cose che abbiamo effettivamente già visto insieme, dobbiamo distruggere Nappa e Vegeta. Il primo ad essere sconfitto deve essere Nappa, altrimenti Vegeta, raga, non morirà. Quindi questa potrebbe essere già una prima informazione per voi che state giocando Xenoverse 2 e non riuscite a vincere questo scontro. Credo che ormai Nappa, ragazzi, sia praticamente in fin di vita e quindi l'ho devastato. Ed eccolo lì che cade al tappeto, una grande scimmia messa giù. Mamma mia ragazzuoli, e guardalo Vegeta, terrorizzato oppure no? No, io lo vedo bello incazzato, quindi ragazzi, si va di mazzate, mamma mia, mi ha lanciato via, devo stare molto molto attento. Quindi, noi proviamo a spostarci, mamma mia, via via via, si stava rigirando di continuo in una maniera piuttosto minacciosa. E io cercherò di fare una carica massima. Quelle che sto utilizzando, ovvero carica massima, sfera evanescente, Kamehameha dirompente, sono tutte mosse che ho trasferito chiaramente dal primo Dragon Ball Xenoverse. Quindi spero le abbiate trasferite anche voi dal primo Xenoverse. Volevo aggiornarvi un po' sui video di Dragon Ball che usciranno in questi giorni, ragazzi. In tanti mi avete chiesto quando usciranno gli episodi e con che cadenza. Io ragazzi vi avverto che tutti gli episodi di Dragon Ball Xenoverse 2 usciranno almeno una volta al giorno. Probabilmente l'orario sarà sempre 14:30 e talvolta, però solo quando potrò, cercherò di farvi avere anche un secondo video giornaliero. Cercherò di farlo spesso perché ci tenete parecchio voi, ci tengo parecchio io, quindi siamo tutti più contenti. Il secondo video giornaliero arriverà, non so se alle 17:30 o alle 18. Fatemi sapere voi nei commenti se secondo il vostro parere qual è l'orario migliore. Io vado via da qua, raga, devo sfuggire al nemico e provo a colpirlo. Mannaggia, se solo ci riuscissi, avvicinati un po' con l'energia, anzi la raffica energia massima potenza. Lo sto colpendo giusto un paio di volte, non di più. E andiamo con gli ultimi colpi e quindi lui va a terra. Ragazzi, insieme a Goku andiamo di cattiveria e dobbiamo devastarlo, vai caro mio. Parte il filmato così all'improvviso, quindi ragazzi, questi tagli improvvisi non sono colpa mia. È proprio il gioco che all'improvviso fa partire i filmati e quindi si aggiungono a noi Gohan e Krillin. Un'aggiunta molto apprezzata perché stava andando in difficoltà, mettiamolo. Lui si sta incavolando come una bestia, anche perché una bestia lo è per davvero questo nemico. Io ragazzi voglio assolutamente afferrargli la coda. Per chi non lo sapesse, si fa, vediamo, con L1 e cerchio, se siete chiaramente su PlayStation 4. Purtroppo questa azione mi sa che non è che gli fa tantissimi danni. Quindi ragazzi, il mio consiglio in questa fase è provare praticamente a distruggerlo in questo modo. Colpitelo con la raffica energia massima potenza, poi in base al personaggio che avete scelto cambia poco. L'importante è che gli fate mosse potenti in modo tale da distruggergli la difesa. E poi provate appunto a colpirlo in faccia, che dovrebbe essere una delle zone più a rischio per lui. È arrivato il momento per noi di farci valere, ragazzi. Quindi proviamo a distruggergli in qualche modo la difesa, con la speranza di non morire, raga, perché altrimenti siamo davvero messi male. E si va, le ultime combo per mettere giù la scimmia Vegeta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Gli tagliano la coda e ci siamo. Il nemico è stato sconfitto. Mamma mia, ragazzi. E quindi con questo taglio di coda si conclude la missione. Ed ecco che arriva la capsula
o meglio, la navicella spaziale che permetterà a Vegeta di fuggire. Mio caro Krillin, è tutto inutile, lo sai. Ed eccolo lì, il nostro Time Patroller. E quindi la storia ritorna al suo posto, no? Ovvero Vegeta è riuscito a fuggire. Ed ecco che ritorniamo appunto dal Kaioshin del tempo e dal nostro Kaio. Hai fatto un ottimo lavoro, quindi loro sono contenti. E come avevamo visto già nella beta, si presenta a noi Trunks. E il nostro... Vedremo. Eccolo lì, lì sulla destra, ragazzi. Eccolo qui il Saiyan. Ma io voglio l'altro, eccolo Joseph. Per chi non l'avesse capito, ragazzi, Joseph è il personaggio che io ho utilizzato nel primo Dragon Ball Xenoverse. E vi dico una cosa fondamentale, ragazzi, se non lo sapete, io ho realizzato una serie completa di circa 35 episodi sul primo Dragon Ball Xenoverse. La trovate sul mio canale, vi basta spulciare e la trovate di sicuro. Quindi, vabbè, loro mi presentano lui, io mi presento a loro e tutti siamo contenti. Tanto, ragazzi, ormai ci conosciamo di già. Ed ecco un filmato incredibile che parte adesso. Chissà se ve lo potrò mostrare nel gioco, mi sa di no. Spero di non avere problemucci di copyright, ragazzi, infatti. Allora, vi spiegherò a brevissimo chi sono Tarles e Lord Slug. Magari a qualcuno di voi potrebbe sfuggire, Questi due nemici, ragazzi, li abbiamo visti già nel primo Dragon Ball Xenoverse. Loro sono arrabbiatissimi, col mondo. E guardalo, eccolo lì, Bardock Timebreaker. Ed eccoci qui tutti che si ritrovano per una bella riunione tra cattivi, se così vogliamo metterla. Non darmi ordini, Mira, non sono un tuo servitore. Sto solo collaborando con te per potermi vendicare di quel moccioso Saiyan. È tutto. Ah, miei cari Lord Slug e Tarles, non litighiamo tra noi. Lui cerca di mantenere la calma. Hai recuperato ciò che ti avevo chiesto? Sì, puoi prenderlo. Vediamo di cosa si tratta, ma chi ha visto i miei video della beta lo sa già, quindi è avanti, ovvero il frutto direttamente ottenuto dall'albero della vita, che gli permetterà di ottenere una forza incredibile. Eliminerò Kakarot con un colpo solo. Kakarot, per chi non lo sapesse, ma credo lo sappiate tutti, è il nome Saiyan di Goku. Sai cosa fare? Certo che lo sappiamo, me lo auguro. Allora, vi spiegherò chi sono questi due tizi, di cui uno è un Saiyan e l'altro è un Namecciano. Sono a posto così, Mira. Vabbè, ragazzi. Lei che ride, è contenta. E ci sta. Ho tutto sotto controllo. Ed eccolo, Bardock Timebreaker, quanto è figo! Ora, ragazzuoli, parte praticamente l'esplorazione un po' di Canton City. Quindi possiamo visitare anche dei posti esterni a Canton City. Ne sono tipo altri 5. In base sia alle razze, quindi questo qui ad esempio è quello lì del clan di Freezer. Questa roba ve l'ho già mostrata nella beta del gioco, però comunque la rivediamo velocemente. A noi interessa però la Capsule Corporation, perché è il luogo in cui possiamo finalmente unirci definitivamente ai Saiyan. Dato che la nostra Bulma, che dovrebbe essere infatti lì in fondo, ci permetterà addirittura di potenziare quelle che sono le nostre armature. Non so se posso già parlare con lei al momento, vabbè, mi dice un po' di cavolate varie. E poi c'è la macchina mix di abilità. Fidatevi, ragazzi, voi non potete immaginare quanto mi piacerebbe approfondire molto di più Dragon Ball Xenoverse 2, visitare al meglio tutta la città, tutta questa roba, che però, raga, tranquilli, faremo nei prossimi episodi. Se io adesso sto correndo un po' è solo perché abbiamo già visto questa roba nella beta quando ci ho fatto dei video. Però raga, davvero a breve comunque la beta sarà già finita. Nel giro di 2 episodi ho, come dire, inglobato ben 7 video della beta che ho fatto quando è uscita.
Qui ragazzi chiaramente ci ritroviamo su Namek per la saga di Freezer e noi probabilmente dovremo intervenire in soccorso di Krillin e Gohan, che sono ecco inseguiti da Dodoria e Zarbon. Quindi ragazzi utilizziamo la nostra pergamena e inizia il viaggio nel tempo. Forse sarebbe meglio dire viaggio nelle dimensioni, non lo so, in entrambi i casi è pur sempre un viaggio che facciamo attraverso lo spazio e il tempo. Esplosione solare! Mamma mia raga, una delle mosse più iconiche di Krillin, no? Perché essendo lui un po' un vigliacco, più o meno, deve scappare. Ed ecco però c'è Zarbon. Ed interveniamo noi, Joseph! Eccolo, sgherri di Freezer, Zarbon e Dodoria. Mamma mia ragazzuoli! Sono fatti benissimo questi filmati, io davvero li amo alla follia. Spero di riuscire a concludere velocemente lo scontro, così andiamo anche un po' più avanti, perché gli episodi voglio farli durare più o meno sul quarto d'ora, perché non voglio che siano né brevi sui 10 minuti, né troppo lunghi sui 20, perché purtroppo mi rendo conto che magari episodi troppo lunghi potrebbero scoraggiare o annoiare tanti di voi. Magari tanti invece dicono: Joseph, cosa diavolo stai dicendo? Noi vogliamo episodi lunghi un'ora. Però effettivamente ragazzi, pensateci, su YouTube non tutti hanno un'ora intera per guardare i video. Però raga, queste sono cavolate che a noi non interessano. Andiamo subito a sfidare Zarbon, anche perché non so che fine abbia fatto Dodoria. Improvvisamente è scomparso, quindi noi ragazzi ci concentriamo su un personaggio che vi svelo crede di essere uno dei più belli dell'universo. Tra l'altro parliamo di Tarless e Lord Slug, in modo tale da fare un po' di chiarezza. Tarless è quel personaggio che abbiamo visto verso l'inizio del video più o meno, o forse a metà, non me lo ricordo, che assomiglia tantissimo a Goku. Bene ragazzi, quello non è un parente né di Goku né di Bardock. Praticamente si tratta di una versione oscura di Goku, chiamiamola così, che però viene interpretata in questo modo solo ed esclusivamente da coloro che l'hanno inventata. Volevano creare un personaggio che poteva essere un alter ego malvagio di Goku, e io per tanto tempo ho pensato fosse un fratello malvagio, e invece no. L'altro personaggio, ovvero Lord Slug, è un Namecciano, o meglio un super Namecciano. Anche questo, così come Tarless, faceva parte dei film che, tra virgolette, sono un po' scollegati dalla narrazione ufficiale di Dragon Ball Z. Ed è un personaggio molto potente. Contro Lord Slug, Goku si trasforma nel falso Super Saiyan. Ed eccoci qui, che ci ritroviamo addirittura con Dodoria e il buon Vegeta. Ragazzi, fatemi sapere in Dragon Ball qual è uno dei vostri personaggi preferiti, perché devo ammettere che Vegeta non solo ha il lampo finale, che è la mia mossa preferita, ma anche di per sé è figo come personaggio, dai, rispecchia appieno i Saiyan. La storia seguirà il suo corso normale, non dovresti tornare a casa? Purtroppo ho l'impressione che così non sarà, perché ci ritroviamo purtroppo Lord Slug, aioioi. E infatti lui è il Namecciano di cui vi ho parlato proprio qualche secondo fa, qualche minutino fa. Ragazzi, è un personaggio molto potente, che per ora non abbiamo capito per quale motivo sta viaggiando nel tempo e tutte cose di questo tipo. Vedremo ragazzi, lo scopriremo a breve. Già qualche indizio lo abbiamo avuto dai filmati che abbiamo visionato pochi minuti fa. Però devo comprendere al meglio perché sta succedendo tutto ciò. Se notate, lo abbiamo completamente devastato Slug. Andiamo con una Kamehameha dirompente che mannaggia non va segno. Però ho lo schianto del meteorite. Con questo ti prendi begli schiaffoni e purtroppo mi finisce già l'aura. Io ragazzi ho potenziato già un po' il mio personaggio, l'ho portato a livello 6-7 e mi servono davvero tanti punti abilità. Ed eccolo che arriva e lui scappa! Dannato! Dannato Namecciano! Attento Vegeta, Dodoria a caccia. Quindi raga, inizia un altro scontro incredibile contro questo nemico che, se notate, è molto più potente di quanto in realtà dovrebbe essere. Quindi ragazzi, è stato controllato da Demigra. Anzi no, Demigra si spera che ritornerà. Per ora da Mira e Towa. Però ragazzi, io vi svelo sta cosa. Secondo me Demigra, che era il nemico principale, vi ricordo essere il nemico principale del primo Dragon Ball Xenoverse, di sicuro tornerà in Dragon Ball Xenoverse 2. Altrimenti non si spiegherebbe in che modo Mira e Towa sono tornati dall'inferno, dall'oltretomba, o in generale da dove dovevano tornare. Anche se mi pare proprio Mira o Towa, uno dei due, non era stato sconfitto per davvero nel primo Dragon Ball Xenoverse. Mamma mia raga, quante combo io ho fatto fino ad ora. Allora io faccio così, provo ad allontanarmi, perché voglio vedere se la super sfera evanescente va a segno. Nella beta purtroppo raga non andava a segno. Vediamo qui, lo becco,
L'ho colpito! Ma forse, ragazzi, perché mi sono messo, tra virgolette, a distanza di sicurezza. Cioè, mi sono messo lontano. E boom! Cioè, ragazzi, in quanti secondi lo abbiamo distrutto? Nel giro di pochissimo, quindi, ragazzi, aver scelto la razza Saiyan forse ci ha aiutati. Ed eccolo, Dodoria! Guarda come scappa! Lord Freezer! Dai, Vegeta, distruggilo! Mamma mia, raga! Devastato! Non ci credo. Mamma mia, il mio potenziale. Guardalo lui quanto è fiero, proprio come Saiyan. Chi sarà mai? Ottimo lavoro, il tempo ha ripreso il suo corso naturale. Quindi, ragazzi, tutti i Kaio sono piuttosto contenti. Tarless è uno degli ultimi Saiyan rimasti. Vabbè, superstiti, è a capo dei malvagi distruttori. Slug comanda un esercito di demoni e ha conquistato diversi pianeti. Goku li ha già sconfitti entrambi in diverse storie, probabilmente ora vogliono vendicarsi. Iscrivetevi, lasciate un like, ma soprattutto cliccate sulle miniature che vedete adesso a schermo, oltre che per iscrivervi, ma anche per vedere gli episodi precedenti e quelli successivi. Quindi ci vediamo alle 15 nei prossimi video e alla prossima. Ciao!